Eccoci che siamo ritra in diretta su RadioRomaFutura.it, sono le 20.32 del 20 agosto 2015. Ovviamente dopo aver ascoltato le hit del Pampa, abbiamo il Pampa, Federico Sozzi in diretta. Ciao Fede, come stai? Ciao Maxi, buonasera. Bene, guarda, devo dire la verità, nonostante la pioggia dei giorni scorsi, il clima è tornato moderatamente estivo, si sta bene. Quindi è tornata l'estate anche sulla Riviera Adriatica, non solo qui a Roma. Esattamente. Beh, siamo ancora al 20 agosto, quindi abbiamo ancora un po' di giorni, insomma, da scontare in maniera molto estiva, dai, diciamola così. Comunque si sta molto meglio rispetto ai giorni passati, questo è sicuro. Non so a Roma com'è il clima. No, devo dire che oggi ripeto, ho ricominciato a fare caldo, quindi bene, la notte si dorme bene perché scende ai 20 gradi, ma ecco, oggi a 30 ci siamo. Più o meno a 30 ci siamo arrivati, quindi caldo come il calciomercato, insomma, ecco, si sta scaldando parecchio. Esattamente. Eh? Allora, io già ho detto un po' di cose, leggevo, poi ovviamente il collegamento con Carlo Cotticelli, ho dato a lui che non sapeva questa notizia, no, di Balotelli, che poi tu approfondisci di più. Però ce ne stanno tante, insomma, ecco, veramente dalle uniche cose sicure sono state Pedro al Chelsea e questo Alex Song alla Juventus. Alex Sandro, ho in mente Song che è andato al West Ham, è tornato al West Ham fortunatamente per il Barça. E poi l'ennesimo, prima leggevo, l'ho detto in diretta, ennesimo slittamento per la Roma, per Digne, perché il Monaco ha rifiutato l'offerta del Paris Saint Germain per Kurzawa, però insomma dovrebbe chiudersi, sì, la cosa. Allora Pampa, io direi che puoi partire, io intanto ti lancio una raffica di quelle che ci abbiamo qui, no? Ecco, prima un bello sparo. La mitragliata. Una bene. Mitragliata, esatto. Vai, parti, no, vai, subito. Partiamo un po' da quella, ecco, che sembrerebbe la notizia bomba clamorosa, no? Che poi commenterete pure con Marco Misseri, sì, che saluto, del Nido delle Aquile. Però insomma la notizia, anzi la doppia notizia in casa Lazio, perché anzi la terza notizia, perché la prima era quella che insomma la smentita secca, perché sembrerebbe che ci siano dei contatti tra Lazio e Inter, mm-hmm, con lo Tito scatenato, no, dopo questa vittoria che era Lazio con Bayer Leverkusen. Adesso è arrivata la smentita che appunto dice D'Ambrosio Andreoli è tutto falso, perché sembrava che appunto lo Tito avesse chiesto all'Inter D'Ambrosio e Andreoli in pacchetto unico, e invece poi lo Tito oggi ha smentito appunto che non è tutto falso, insomma, non è vera come notizia, mentre è verissima la notizia, la confermo, di Nakatomo, perché la Lazio su Nakatomo ha bisogno di un esterno, appunto cercava D'Ambrosio, ma a quanto pare è più interessato a Nakatomo, e appunto in casa Inter hanno fatto sapere che dopo la cessione di Kovacic non basta come cessione, quindi arriveranno anche altre cessioni, e forse il nome più indiziato appunto è quello di Nakatomo in direzione Roma, di risponda Lazio. Quindi questa è un'altra notizia importante, come è importante quella appunto, la bomba clamorosa di cui dicevo, quella di Balotelli, perché Mario Balotelli insomma era stato seguito insieme a Borini dai dirigenti della Lazio, e a quanto pare appunto sembrerebbe il nome più pesante di questi ultimi giorni in casa Lazio di mercato, perché
dopo, se dovesse arrivare appunto la qualificazione alla Champions con la vittoria pure in Germania, ecco che arriva proprio il nome di Balotelli, che sembrerebbe seguito anche dal Siviglia, perché appunto il Siviglia sta cercando un dopo Bacca e appunto ha messo gli occhi su Llorente e Balotelli, ma a quanto pare Llorente ha rifiutato appunto la proposta del Siviglia e Balotelli comunque è un nome caldo anche in casa Lazio, e secondo me alla fine, visto che c'è un accordo dietro tra il giocatore e la società biancoceleste, potrebbe arrivare appunto a Roma proprio l'attaccante del Liverpool. A quanto pare si parla anche di un prestito con diritto di riscatto e appunto uno stipendio pagato al 30% dal Liverpool e quindi poi il restante 70% dalla Lazio. Per quello che riguarda invece le altre notizie del giorno, ecco, stavamo dicendo, appunto dicevi anche tu, di questo Alexandro, che Alexandro per la previsione 26 milioni di euro al Porto con un contratto di ben 5 anni, la Juventus appunto ufficializza questo giocatore che secondo me è molto interessante e ha chiuso appunto un nome importante. La Juventus è sempre attiva sul mercato, l'hanno detto anche nei giorni scorsi, lunedì abbiamo puntata nella stagione, ma c'è anche il nome caldo di Isco, ecco uno dei nomi più caldi, Isco, che è appunto insieme a Mario Götze è sempre seguitissimo da Marotta. Esce un pochino invece dall'orbita del mercato la Mela, perché era seguito anche dall'Inter, ma a quanto pare lontanissimo sia dall'Inter che dalla Juventus, proprio perché il Pochettino ha detto che per lui è un giocatore ancora molto importante e fondamentale anche per la prossima stagione. Chiudo sull'Inter, dopo aver parlato di Juve e Lazio, perché l'Inter appunto è sempre pronta a chiudere per Perisic, però è sempre più difficile perché appunto adesso c'è Fassone che è in direzione appunto Wolfsburg, proprio per andare a parlare per l'ennesima volta con Perisic, ma attenzione perché il nome caldissimo in casa Inter, ma anche in casa Napoli, in uscita è Cagliari, perché se dovesse sfumare definitivamente Perisic, perché ormai la dirigenza dell'Inter è stanca di questo giocatore che non si decide, ecco che appunto Caglion sembrerebbe il nome più caldo, nonostante, attenzione, il no di Mancini, perché Mancini ha detto che non gli interessa Caglion ma vorrebbe Mertens. Il Napoli, ovviamente, Mertens è difficile che lo lasci partire, come è difficile che lasci partire anche El Kadouri, che nei giorni scorsi, appunto, parliamo di Napoli, El Kadouri era il nome più caldo in uscita, invece attenzione perché è pronto il rinnovo per il giocatore, e quindi questa è una notizia per i tifosi del Napoli, come invece un'altra notizia in casa Napoli, l'uscita di De Guzman, è lui il nome più caldo in uscita in casa Napoli, nonostante una buona stagione, quella passata, sembrerebbe in uscita. Napoli che comunque è sempre attenzione attiva anche in entrata, perché deve fare un po' di difesa, perché insomma in entrata, in difesa non ha brillato con questo mercato, e attenzione che appunto i nomi più caldi, uno su tutto per esempio è Erto, quindi anche perché insomma Zuniga ormai è ai margini, si aspetta solamente l'offerta per l'uscita, e quindi questo è un nome caldissimo. Un'altra notizia che volevo dare però anche in casa Genoa, perché come dicevo di Nagatomo della Lazio, attenzione che il Genoa vuole mettere i bastoni tra le ruote appunto alla Lazio su Nagatomo, perché comunque anche il Genoa punta il giapponese, e quindi anche il Genoa punta un difensore importante. Parliamo di Spagna, perché dalla Spagna invece il Real, dopo questo acquisto appunto importante, 35 milioni di euro, adesso pensa a fare un po' di cassa in uscita, attenzione che sempre il nome caldissimo è Coentrao che oggi ha lasciato una dichiarazione importante, perché voglio andare in Italia, e quindi la squadra che lo segue appunto è sempre l'Inter, mentre appunto lui ha proprio dichiarato di voler andare via. Parlo invece di Sampdoria, perché comunque la Sampdoria invece
ha avuto dei contatti con il Bayern Monaco, per Højbjerg, questo è un nome più difficile da nominare, mentre attenzione, perché c'è questo nome che continua a Genoa a ballare, il nome di Berbatov, perché Berbatov sembrerebbe un giocatore sempre più vicino alla Sampdoria, anche se Berbatov, quello che stava al Manchester United. Esattamente, Maxi, anche se il giocatore però addirittura si è preso un po' di tempo per decidere del suo futuro, perché ancora non è sicuro, tra l'altro. Mentre è sicuro, invece, sembrerebbe sempre più sicuro in casa Carpi, attenzione, il nome di Amauri, per l'attacco, quindi anche Amauri sul mercato, appunto destinazione Carpi a quanto pare. Mentre altre notizie, vediamo anche per esempio in casa Milano, oggi ancora tutto in stallo, non si parla più di Ibrahimovic, nonostante, attenzione, il Paris Saint Germain l'ha messo, non dico un po' da parte, ma quasi, perché in Francia è diventato il numero due, cioè diciamo che detta così è un po' rustica la cosa, però andando a vedere appunto che il Paris Saint Germain l'ha messo un po' da parte Ibrahimovic, e questo insomma è un indizio che potrebbe essere utile appunto in casa Milan, per i rossoneri sperano sempre in questo ritorno di Ibrahimovic. Attenzione invece il Chelsea, che come ben saprai appunto è ufficiale l'arrivo di Pedro del Barça, e questo anche è un arrivo importante. Mentre attenzione la Roma, chiudo con questa notizia, è importantissimo questo acquisto, che insomma stava passando un pochino poco sotto i riflettori, invece prende dal Catania Gyomber, e questo è un'altra notizia, perché Gyomber era seguito da mezza Europa, nonostante appunto non sia uno dei nomi proprio che facciano più importanti, però appunto Gyomber è un nuovo giocatore della Roma, appunto insieme a Rudiger, questo altro acquisto importante. Chiudo con la Liverpool, questa è un'altra notizia importante che potrebbe essere un indizio, perché il Liverpool, attenzione, segue Mkhitaryan, e questa è una notizia, perché se segue Mkhitaryan sappiamo benissimo che comunque serve un rimpiazzo per il dopo Balotelli, e secondo me questo potrebbe essere un indizio per gli amici laziali. Queste sono le principali notizie del giorno, e quindi ti do un po' a te la parola per qualche commento magari. No, io volevo partire da questa cosa di quella ovviamente che riguarda Lazio e Inter, no? Secondo te fino a che punto arrivano le bugie di Lotito? Cioè, secondo te si sta trattando D'Ambrosio e Andreoli? Anche perché io adesso leggo dalla Gazzetta che Nakatomo avrebbe accettato il Genoa, quindi potrebbe saltare, sì, questa cosa di Nakatomo. Esattamente. Però i rapporti tra Inter e Genoa sono sempre stati positivi, questo è un altro indizio, ricordiamo Palacio, Milito, insomma tanti giocatori, però comunque la Lazio ha bisogno di un esterno, quindi se non probabilmente sì, come dici tu, una bugia, perché se non dovesse arrivare, l'Inter deve fare cassa, e se non dovesse appunto arrivare Nakatomo, dove arriverà secondo me D'Ambrosio, che nonostante nei giorni scorsi era stato detto che non doveva partire, però insomma la Lazio ha bisogno fortemente di un esterno, soprattutto che con esperienza europea, e sia Nakatomo che D'Ambrosio comunque hanno disputato le coppe tra Champions League e Europa League, e secondo me potrebbe essere uno di questi due nomi insomma che poi andrà alla Lazio. Mentre il Genoa punta tutto su Nakatomo, perché appunto Nakatomo è un giocatore che piace moltissimo, soprattutto a Preziosi, già lo aveva chiesto lo scorso anno all'Inter, e quindi forse oggi addirittura si dava fatto di Nakatomo oggi pomeriggio, però poi dopo stasera è arrivata questa notizia della Lazio che si è inserita nella trattativa.